la storia di un film immortale. Ce la regala una donna straordinaria. Si chiama Cesarina Marchetti e per me, personalmente, è un grande onore averla qui oggi. Grazie. Signora Marchetti, grazie dal profondo del cuore. Cesarina Marchetti è stata, dire la segretaria e dir poco, l'ombra, lo posso dire, del grande Goffredo Lombardo, il produttore, patron della Titanus, creata dal padre, ma resa poi splendente da lui. Ed era poco più che una ragazzina, Cesarina, quando lei entra alla Titanus come assistente del personale. Aveva studiato, ragioniera, però di continuare gli studi non ne andava. Certo. Voleva guadagnare. Certo. Quando mette piede alla Titanus, cosa trova? Ma trovo questa bellissima costruzione, tanti tanti impiegati, erano 80 persone. Beh. E c'era un'atmosfera molto, molto interessante. E il mio capo del personale, che praticamente mi aveva assunto, mi ha detto: noi dobbiamo lavorare di impegno perché qui ci sono molte persone, eccetera. Lei deve essere molto riservata. Dico, beh, certo, segretaria del capo del personale, eccetera. E soprattutto mi disse: sto lavorando perché dobbiamo trovare la segretaria di Lombardo. E ho detto, dico, bene, che deve... Beh, guardi, prima di tutto deve sapere la stenografia alla perfezione. Perfezione. Perché lui detta 20-30 lettere al giorno. Poi deve essere una preparata, che ha voglia di lavorare e che soprattutto non crea problemi. Dico, in che senso non crea problemi? Deve essere una persona giovane, che ha voglia di lavorare e non deve avere altri pensieri. Vabbè. Abbiamo cominciato a fare una selezione, di tanto per... tanto è vero che ho chiamato l'istituto Meschini e ho detto, per cortesia... Formava delle donne professioniste splendide. Benissimo, abbiamo preso in esame tante ragazze, eccetera, eccetera, e alla fine abbiamo assunto una 45enne, nubile, signora a modo, garbata, che aveva fatto una bella preparazione anche, diciamo, professionale. Lombardo l'ha vista, ha detto, beh, questa volta avete scelto bene, assumiamola. Dopo 3 giorni da questa assunzione, Lombardo chiama il mio capo del personale e dice, vieni su. Dice, ma l'hai vista? Che il capo del personale, guarda, dottore, non solo l'ha vista, ma l'ha assunta, lei l'ha vista e ha detto di assumerla. Sì. Guarda com'è vestita. Oggi è venuta vestita di viola. C'era molta attenzione, ovviamente, all'immagine. Quanto siamo lontani da tempi d'oggi, bisognava essere elegante, bisognava essere rigorose, sì. Perché si era l'immagine di quell'azienda. Sì. Però il dottor Lombardo, come lei non ha mai smesso di chiamare Goffredo Lombardo, a un certo punto capisce che questa giovane donna davanti a lei, davanti a lui, poteva fare a caso suo. Sì. Cesarina, e tocca a lei. Però lei era giovanissima. Certo. Con tanti sogni anche in testa. Certo. Diciamoci la verità. E quando il commendatore diceva non avere troppi grilli per la testa, significava essere votati al lavoro. Certo. Dalla mattina alla sera. Dalla mattina alla sera. E invece Cesarina che testa aveva? Ma avevo... avevo 2 sogni. Uno era il lavoro e stavo vivendolo, e l'altra era la famiglia. Ecco. Mi avrebbe fatto piacere, pensavo, incontrare un ragazzo, frequentavo nel sabato qualche volta e la domenica un gruppo di amici, eccetera, eccetera, e avevo trovato questo ragazzo che praticamente lavorava a Milano, stava in banca e ogni tanto veniva a Roma, quindi ci incontravamo, eccetera. Allora abbiamo cominciato a pensare, forse è il caso, cose seriamente. Facciamo una cosa seria, eccetera, eccetera. Ma lei ha avuto paura di dirlo a Lombardo? Ma no, paura no, ho detto soltanto una cosa, siccome questo ragazzo veniva il sabato e la domenica e allora io volevo uscire, eccetera, mentre invece mia mamma era molto rigida, diceva perché si esce, dove vai, con chi vai, eccetera, e allora... Il dottor Lombardo una volta feci presente questa cosa, mi disse, Cesari, lei le dica che viene in ufficio, che deve venire. Cioè, uno di come, insomma, che quando purtroppo, cioè io sono donna, dovrei prendere le distanze da un atteggiamento maschilista
lo dico francamente, non si può chiedere a una donna di rinunciare a fare un figlio, ad essere una moglie, una compagna, eccetera. Però uno come lui, che era abituato a fare regali bellissimi ai suoi dipendenti e a dire trovate un altro lavoro, detto proprio in sintesi, con lei invece non solo non si arrabbia quando si fidanza, le dà una mano a far arrivare qui suo marito, suo futuro marito, sì, quindi avrebbe lavorato con lei, ma addirittura quando arriva questa figlia meravigliosa, sì, ci racconta questa cosa, figlia che nasce ad Ostia perché lei era lì, sì, lei riceve la visita non solo di Lombardo ma anche della signora Lombardo. Sì. Sì. Mi racconta cosa succede in ospedale. Stavo alla clinica Villa del Lido, che è di fronte a casa mia. Lui è venuto, ha fatto tutte le fotografie a Gioia, poi mi ha detto, Carletta, che è la sua moglie, Carletta, Cesarina viene fra un paio di giorni, quando lei esce è di pronta. Qua. Dico, va bene. Dopo 5 giorni la signora Lombardo è venuta con una carrozzella, che non era una carrozzella, era una Cadillac. E poi con tutta una serie di corredini, di vestitini, eccetera, che sono rimasta sbalordita. E lei mi ha detto, Cesarina, che bella, l'ha tenuta in braccio, che è dolce. È che bella, eccetera. Poi a un certo punto ha avuto una pausa, dice, sa, Goffredo è un po' preoccupato, perché lei come segretaria funziona, ma come mamma, che esperienza ha? Che cosa terribile che ti viene a dire... Lo fa dire alla moglie, tra l'altro. A che io l'ho guardata e ho detto, dico, signora, ma... Dico, me la certo, farò. Adesso vedrà, dico, adesso comincio a prendere il contatto, eccetera. Cesarina, che vuol dire questo? Beh, che lascio l'ufficio, perché tanto il dottore, le segretarie sposate, insomma... Non le vuole. E dico, perciò mi curerò Gioia e vedrà che Gioia crescerà bene. Perché lei ha fatto una pausa, poi mi ha detto... E lei pensa che io potevo andare contro l'idea di Goffredo? Ho trovato una tata che sta qui ad Ostia, e quindi da lunedì viene e le dà una mano. E le ha dato una mano davvero? Le ha dato una mano per 5 anni. Che meraviglia. Per 5 anni. E tant'è vero che io uscivo il pomeriggio prima dall'ufficio per arrivare a Ostia a una certa ora e Mina, così si chiamava, era una persona deliziosa, a quando io arrivavo andava via e la mattina veniva alle 7, 7 e mezza. Allora, donne in gambissima sicuramente, donne piene di spirito d'iniziativa, di talento e anche capaci di fare l'interesse della propria azienda, ma permetteteci anche, tra virgolette, padroni illuminati. Sì. Ce ne andiamo 3 minuti in pubblicità, la storia continua e non avete idea dove è arrivata Cesarina. State con noi. Che bella che è! Cesarina Marchetti, nostra ospite, è stata e lo è tuttora l'ombra di un dei capi di una grande casa produttrice cinematografica, la Titanus, Goffredo Lombardo. Anni vissuti all'ombra di questo signore non padrone, possiamo dirlo, rispettosissimo dei ruoli, quanto lo certo. Era lei, Cesarina. Perché per essere dei buoni dipendenti bisogna anche rispettare le gerarchie. Noi abbiamo la foto del suo matrimonio, ci andiamo velocemente, che poi torniamo a parlare di cinema. Goffredo Lombardo al suo matrimonio ufficialmente aveva detto che non c'era. No. Poi se lo trova in chiesa sì. E le regala il filmato, tutte le fotografie gliele fa lui, certo. Perché era un amante. Una sorpresa bellissima. Certo. Poi le aveva fatto anche un grande regalo, suppongo. Sì. Non ne parliamo, perché era molto generoso. Sì. Qua intanto lo vediamo mentre ritira i premi, qua il Leone d'Oro. Uno dei suoi film più grandi è stato Il Gattopardo. Certo. Cesarina, però c'era un problema. Lui lo voleva andare a vedere. Visconti diceva no, te lo faccio vedere quando è pronto. E cosa succede? Succede che una mattina arriva Doniselli, che era il nostro capo dell'ufficio edizioni, e dice ce l'abbiamo fatta. Che Lombardo dice a fare cosa? Dottore, si è ammalato, c'ha la febbre alta, oggi al montaggio non ci va. Luchino Visconti, poi. E anche Lombardo mi guarda e dice, Cesarina, prende il blocco, andiamo subito. Noi avevamo lo studio di doppiaggio in via dei Villini, a 2 passi da via Somma Campagna. Quindi io prendo il blocco e andiamo a piedi subito. Se non che sono entrata in questa sala di montaggio e sono rimasta pietrificata, era la prima volta che entravo. La sala tutta al buio, queste macchine del montaggio enormi,
tutto al buio, ho pensato, adesso se mi detta che cosa devo scrivere, dove lo scrivo, allora mi ero messo in una certa posizione, così con poca luce, ma tanto perché sul blocco potessi stenografare quello che mi dettava. Abbiamo fatto la proiezione da mezzogiorno fino alle 4:30 del pomeriggio. Non abbiamo preso un caffè, un bicchiere d'acqua, niente. E queste pizze che venivano montate, rismontate, eccetera, eccetera. E mi meravigliavo, perché Lombardo era sempre una persona che quando doveva affrontare un problema di sceneggiatura e di dialogo, eccetera, diceva subito la cosa che non andava bene. Poi ho pensato, forse vuol fare un discorso alla fine. Alla fine finisce tutto quanto il montaggio, Doniselli lo guarda con soddisfazione perché eravamo riusciti insomma a vedere tutto il film, dice: dottore, che tagliamo? Lui ha avuto una pausa, niente, il film è bello così. Visconti ha mai saputo che lui l'aveva visto? No, quello che è stato divertente. Quello che è stato divertente è stato questo, che quando noi siamo andati al montaggio e Visconti stava con la febbre, eccetera, il montatore del film, sapendo che Visconti non c'era, non era venuto al montaggio. Quindi al montaggio c'era la nostra aiuto montatrice, che era un'impiegata di Thanos, e quindi non aveva detto niente. E quindi lui non ha mai saputo che Lombardo aveva visto questa cosa. E quel capolavoro è rimasto tale, perché nulla andava tolto e aggiunto. Cesarina, la portiamo al 1972, il film è La prima notte di quiete. Lasciatevi stregare, permettetemi, questa civetteria femminile dagli occhi di un infinito Alain Delon. Sì. Guardate. Non c'eri mai venuta? No. Dovevo arrivare io per farti scoprire le meraviglie di questa costa. Scommetto che so quello che pensi. Sentiamo. Ti fa pena vederli prigionieri? Un po'. Io invece penso che se li rimettessero in mare, morirebbero subito, di nostalgia. Per la loro bella piscina, con pranzo e cena assicurati. Non c'è che la mancanza di libertà a darti certe ventate di allegria. Cesarina. Mi racconta l'incontro tra lei, il dottor Lombardo e il regista. È stato un incontro formidabile, perché Zurlini aveva portato questa sua idea e Lombardo era un po' dubbioso, ma non so se forse tutto sommato. E Zurlini disse: Lombardo, mi lascia un po' di tempo. Va bene, vai. Racconta, vai. E Zurlini è partito e è andato a Venezia, perché lui quando scriveva generalmente prendeva in affitto una casa a Venezia e si metteva lì e scriveva. Dopo 2 mesi è tornato con 300 pagine, tutte scritte a mano, aveva una calligrafia piccolissima, eccetera, eccetera. Ha detto: questa è La prima notte di quiete. Che Lombardo, vabbè, lasciami la sceneggiatura. Anche lui l'ha guardato e ha detto: no, la sceneggiatura non la lascio, perché non la può leggere, non ce la farebbe. Sai che facciamo? Te la leggo io, però voglio qui insieme a noi Soffientini, che era il nostro capo dell'ufficio produzione, e Cesarina. Siamo stati delle ore nella stanza di Lombardo, senza prendere niente, sospendere niente, mai una telefonata, mai niente, e lui ha letto questa sceneggiatura. E garantisco che alla fine della sceneggiatura, con quello che succede, drammatico, eccetera, eccetera, mi cascavano le lacrime. Poi non avevo portato il fazzoletto perché non sapevo che c'era. Questo convince Lombardo. Naturalmente Zurlini alla fine della sceneggiatura si è fermato, perché lui ci teneva tantissimo a questo film e poi non aveva fatti tanti film. L'ha guardato e ha detto: e allora
E lì mi ha divertito un po' la faccia di Lombardo, che ha fatto una faccia un po' distaccata, un po' così seria. Poi con un sorriso gli ha detto, si fa, si fa. Cesarina, la porto a spiegarci perché lei non è ancora in pensione. C'è un racconto meraviglioso, gli ultimi anni chiaramente del dottor Lombardo, del ritrovamento di alcune righe dentro la cassaforte del dottor Lombardo. Sì. Il dottore se n'è andato, aveva 84 anni, nel 2005. È stato 5-6 mesi poco bene, e l'ho seguito sempre insieme con Guido Lombardo, che mi diceva, Cesarina, andiamo, vediamo, eccetera. E, Guido il figlio? Sì. E quando è stato... Poi Guido io l'ho visto nascere, perché è nato nel 1967, io ero già 6 anni che stavo in Titanus. E quando siamo stati a casa e abbiamo aperto la cassaforte, c'era una lettera, una per Guido Lombardo e una per me. In questa lettera il dottor Lombardo diceva, per il bene che mi ha voluto e per il bene che le ho voluto, non lasci Guido. E poi, con affetto, firmato. E poi sotto, con un'altra data, anche se si sarà sposato e avrà dei figli. Altra firma. Cesarina Marchetti, questa donna che io spero di riavere, perché ci potrebbe insegnare a capire forse anche come si sta in un luogo di lavoro, vi chiedo perdono, sì. È una mia chiosa personale. Io spero che lei ritorni. Ha portato tutta la bellezza di un mondo del quale oggi si dice soltanto il peggio. Ma forse i produttori sono fatti in una certa maniera perché incontrano persone forse che non sono sempre belle come lei. È stato un onore averla, Cesarina. Mi promette di tornare? Okay. Grazie di cuore. Monica Di Loreto, è il tuo momento. Grazie, ci vediamo domani se volete. Sarà bellissimo.